Tutto come nelle previsioni, il Manfrina Calcio 1932 stravince contro il fanalino di coda Calcio Palo, ultima in classifica con soli 3 punti all'attivo. 10-0 il risultato finale per la compagine biancoceleste, che ha sempre comunque davanti lo United Sly di un solo punto e quindi giocherà molto probabilmente lo scontro per la vittoria del campionato, quello finale, contro la squadra barese al Miramare il prossimo anno. Ma veniamo alla cronaca della gara. Il Manfredonia subito in vantaggio al 5° minuto con Mastro Pasqua, che a centro area riceve palla da Lupoli e, anche se colpisce male la palla, riesce ad indirizzarla alla destra del portiere ospite. Al 7° è Grumo per il Manfredonia a battere a rete. Il suo tiro viene rimpallato da un difensore. Nono minuto, raddoppio per il Manfredonia, ancora Mastro Pasqua che in aria si libera di un suo marcatore e deposita la palla in rete. Decimo, neanche il tempo di far ripartire il gioco, che la palla termina in angolo per il Manfredonia, la sfera viene intercettata di testa da Rubino che infila il portiere ospite per il 3-0. 21esimo, Grumo fa tutto da solo, prende palla di inizio aria, entra e crea scompiglio tra i difensori e per poco il suo tiro non viene deviato in porta da un difensore ospite, ma nel rimpallo la palla termina tra le mani del portiere. 28esimo, Trotta vicino al gol, il suo colpo di testa viene alzata dal portiere sulla traversa. 35esimo è il momento del 4-0 per il Manfredonia. Grumo, che con un tiro a giro supera il portiere depositando la palla appena oltre il palo. E prima dello scadere della prima fazione di gioco arriva il 5-0 su punizione. Dopo un batti e ribatti in aria, la palla termina sulla testa di Ola che la deposita in rete. Nella ripresa il Manfredonia continua a pressare la squadra ospite nella sua area. L'ottavo con Trotta cerca la via del gol, ma il tiro è parato. 14esimo, atterramento in aria di Trotta, calcio di rigore che lo stesso capitano biancoceleste trasforma per il 6-0. Al 20esimo entra nelle file biancocelesti il presidente De Nittis al posto di Laborragine. Al 25esimo minuto il 7-0 firmato ancora da Trotta, che viene pescato solo in aria e la palla finisce in rete. 27esimo stoppiello per De Nittis, che serve palla a Piccoli che non può fare altro che depositarla in rete. 8-0. Al 9° è ancora Trotta a segnare un gol, il 9-0, e subito dopo chiede la sostituzione che esce dal campo tra gli applausi. Quarantaquattresimo, atterramento in aria di De Nittis, ancora un calcio di rigore che lo stesso presidente biancoceleste trasforma per il definitivo 10-0. Come già detto, tutto come previsto, il Manfredonia non ha mai subito il ritorno degli avversari e ora con questo 10-0 è a quota 39 punti in classifica ad un solo punto dallo United Sly Bari, che ieri ha vinto per 3-0 contro l'Ideale Bari. Ora tutto rimandato al prossimo anno, al 6 gennaio, dove la Virtus Andria ospiterà il Manfredonia Calcio 1932.